sul percorso di crescita. Cioè, sempre Esatto. più persone stanno iniziando a farsi delle domande, sempre più persone stanno iniziando a mettere in discussione tutto ciò che sapevano, tutto ciò che viene detto, e questo è un buon inizio, no? Tu come hai iniziato a dire adesso faccio qualcosa di diverso, adesso inizio ad indagare un po'. Allora, diciamo che il mio percorso è iniziato un po' di anni fa già. Proprio in un momento di difficoltà, molti lo sanno perché questa mia storia l'ho già raccontata più volte, ma è sempre importante spiegarla perché è un po', diciamo, la chiave di tutto il mio lavoro di adesso, il mio percorso. In questo momento di difficoltà, dove diciamo che i miei studi non mi rendevano più molto contenta, non ero più molto soddisfatta. Ho scoperto così quasi per caso lo yoga che mi ha aiutato proprio a crescere e a capire un sacco di cose che in realtà ero completamente all'oscuro di alcune cose. E piano piano mi sono resa conto che il modo in cui stavo approcciandomi alla vita era completamente dannoso per me e per il mio fisico, per la mia mente, per tutto quanto. Quindi è iniziato un po' di tempo fa, ma è un percorso che sinceramente non finirà mai, probabilmente. Certo, in ogni caso, essendo qui su questo pianeta, qua c'è sempre da imparare e in ogni caso, che uno lo faccia in maniera consapevole o no, siamo tutti su un percorso di crescita. Quando diciamo che adesso lo faccio in maniera più consapevole, allora lì sì che si vanno a cercare certe chiavi di lettura, come interpretare certi eventi. Come far sì che le cose vadano in una maniera un po' diversa, cioè nel senso che prima c'era quel senso che le cose avvengono un po' per caso, a volte ci sono persone che dicono, ma ce l'ha con me, la vita ce l'ha con me. Quando si inizia a fare questo tipo di percorso, si inizia a capire che forse tutto questo ci sta dicendo qualcosa, forse le cose che accadono non è che accadono così per caso. Forse Certo. sono degli stimoli o sono dei segnali, semplicemente per vedere dov'è che dobbiamo andare a lavorare, quali aspetti di noi possiamo ancora migliorare. In alcuni casi ci mettono proprio di fronte ad aspetti di noi stessi che noi non vogliamo vedere. È più facile vedere negli altri, no? Sì, molto spesso, infatti, quello che mi accorgo è che quando una persona non ci piace o ci sta un po' antipatica è perché molto spesso ha degli aspetti simili o se non uguali a noi, quindi bisogna sempre un po' analizzare, ecco, quando si ha un sentimento nei confronti di una persona che magari sta semplicemente comportandosi come noi, è il nostro stesso specchio. Certo che poi non dà fastidio a tutti il comportamento di quella persona, dà fastidio proprio a te e c'è forse lì anche Esatto. qualcosa da... No? Esatto, sì. E quindi tutte queste cose le ho capite un po' anche grazie, come tu sai, a un percorso con uno psicologo, con una psicologa. Quindi sicuramente la psicologia ha sostenuto il mio percorso, lo yoga ha aiutato, ma diciamo che insieme alla psicologia c'è stato un grande aiuto e parlo di questo perché tu lo sai meglio di me, l'argomento della psicologia è quello che ti Adesso rappresenta di più, penso, no? in questo periodo sì, io ho diciamo trovato un ponte che esiste fra la ricerca più diciamo spirituale di tutto questo mondo invisibile che quell'altra parte che è stata studiata dalle scienze moderne e in parte dalla psicologia. Ci sono adesso tecniche
funzionano meglio, nel senso che rispetto alle vecchie sedute in cui il paziente doveva parlare, parlare, parlare del trauma, adesso è diverso, adesso si va alla radice e lo si fa in una maniera molto più delicata e quello che ne viene fuori è uno stato emotivo completamente diverso. Cioè la persona si sente meglio nei confronti di quella situazione, nei confronti di quella persona. Lo stato emotivo è ciò che effettivamente fa la differenza, perché quando io prima agivo con quella rabbia, con quel risentimento, anche le mie azioni poi portavano rabbia e risentimento e i risultati non erano certamente quelli che mi aspettavo. Quando si agisce da questo stato che noi chiamiamo stato di risorsa, un stato di chiarezza, allora sì che poi i risultati sono diversi. Io mi occupo di questo perché oltre ad aver visto come nella mia vita sono riuscito a diventare una persona che agisce in maniera più efficace, riesce a comunicare anche meglio quello che prova, quello che vuole dire. E adesso anche le altre persone che fanno questo tipo di percorso con me ottengono questi risultati ed è bellissimo, dà tanta soddisfazione. Anche tu hai fatto un'esperienza, no? Certo, Con me. sì, infatti questo è stato molto illuminante, molto interessante, riconoscere alcuni sentimenti più profondi dentro di me e andarli a analizzare, perché appunto il tuo metodo, come dicevi tu, si basa proprio sulle emozioni, no? E quindi per me è stato molto intenso e ti devo ringraziare perché ha scaturito diversi pensieri, ha fatto risalire diverse cose, rivelazioni, anche diversi brufoli, come potete vedere. E penso che sia proprio stato uno sfogo di tutto ciò. E lo consiglio vivamente perché, nonostante io abbia fatto un percorso, come ti ho già detto, con una psicologa, ho trovato il tuo metodo davvero, come dici tu, adatto a tutti, nel senso che non mette, non c'è quella prospettiva che devo andare, devo parlare, chissà cosa devo dire, allo psicologo, che chissà di che cosa dobbiamo parlare, non ho voglia, magari certe persone non hanno neanche voglia di aprirsi o parlare di certi argomenti, ma ci si arriva con molta delicatezza e quindi trovo che sia un metodo adatto a tutti, anche a chi magari è un po' ostile alla psicologia, ecco. Sì, è che abbiamo avuto una visione un po' limitata, e anche limitante, di quello che è questa analisi di se stessi. Cioè, l'andare dallo psicologo prima era una cosa che lo faceva chi aveva dei problemi mentali. Cioè, poi si è iniziato a vedere che effettivamente ci sono delle figure. Come i coach che sì, lavorano sulla psiche e dopo un certo numero di incontri, di sessioni con queste persone che hanno già ottenuto certi risultati e sanno tirar fuori dagli altri alcune parti che prima ignoravano, ecco, lì si è iniziato a vedere che ci può essere un La chiave qualche sì. Qualcuno che possa supportare. Ecco, quando si unisce questo, lo psicologo, il coach, ci sono vari terapeuti che lavorano non solo sull'adesso, cioè su quello che tu stai facendo, quello che vuoi fare, ma anche cercano di trovare i blocchi del perché questa cosa non sia già qui. E andare a controllare, ma in maniera, come stiamo dicendo, delicata. Quali sono le convinzioni, quali eventi del passato hanno creato certi traumi, certi blocchi? Penso che sia una cosa fondamentale e effettivamente poi uno sente,
questo senso di liberazione, le azioni vengono fatte, che ci sono tanti che dicono: io ho un progetto, sì, però non ha nessun deadline, non ha nessuna scadenza, non c'è niente di concreto. E la cosa difficile spesso è fare proprio il primo passo. E c'è questo blocco, anche il blocco dello scrittore, no? Mettere giù le prime parole. Facciamo questo tipo di Sì, lavoro. esatto. Andiamo a vedere come iniziare, come sbloccare la situazione, come muoversi. Se mai stato in certi, mai avuto questa sensazione del voler fare qualcosa e non iniziare? Diciamo che è una cosa che un po' ciclicamente si ripete nella mia vita. La primissima volta che l'ho incontrata è stata proprio quando poi ho scoperto lo yoga, ovvero quando studiavo arte e non avevo più l'ispirazione artistica, completamente bloccata, non riuscivo più a produrre nessun lavoro, nessun elaborato artistico che mi piacesse. E anche tutti i progetti che avevo in campo nella mia mente li ho proprio abbandonati perché non riuscivo più a partire con il piede giusto, no? A trovare un modo per ripartire nell'arte. Così poi ho incontrato lo yoga e ho iniziato un altro percorso, però tuttora devo dire che quando inizio dei percorsi, poi arriva sempre il momento in cui mi blocco, anche se le basi ci sono e magari il progetto, diciamo, è tutto già lì scritto. Sono consapevole che affronterò prima o poi questo momento, però a differenza di prima, ora sono più consapevole. Ecco, so che arriverò a quel calo di energia dove mi perderò un attimo. Devo ancora riuscire a gestire al meglio questa cosa, però diciamo che già averne la consapevolezza e cercare di affrontarlo con serenità, questo blocco, mi permette poi di riagganciarmi al progetto e non lasciarlo sospeso in aria, ecco. Quindi Certo, succede questo vuol sempre. dire tanto, sì, vuol dire tanto riuscire ad accettare questa parte di noi, riuscire ad ascoltare, di anche semplicemente riposare a volte, fermarsi e darsi questo tempo per riposare, che poi non è detto che questa cosa si debba ripetere ancora in futuro, poi magari quando la lezione è stata imparata. Cioè il perché questo calo di energia arrivava, poi magari non serve più, chi lo sa. Speriamo prima o poi di superarlo definitivamente e che non si ripresenti, ecco, però sì, è assolutamente quello che poi io personalmente come lavoro devo fare, che poi abbiamo parlato anche insieme, è proprio accettare anche questi momenti di fermo che il mio corpo mi chiede, quindi andare a rispettare questa vulnerabilità Sì. in me, ecco, quindi è un po' quello che faccio fatica a fare, però diciamo che lo sto capendo, ecco, piano piano. Bravo. Quali consigli daresti a chi sta iniziando adesso un percorso di crescita personale? Che cosa potrebbe aiutare, Allora, secondo per te? mia esperienza personale, lo yoga mi ha aiutato tanto e, come già dicevo, però anche un sostegno a livello da un professionista, da una persona che può sostenere il piano mentale. Ecco. E questo sicuramente accelera un po' le cose. Diciamo che poi lo yoga in sé lavora anche su questo, molto meno, in modo molto meno diretto, ma ci sono diverse pratiche yoga che possono lavorare anche su questo, però diciamo che se si è proprio, come dire, incastrati in un tunnel, dove non si vede bene proprio la luce, il mio consiglio è quello di
appoggiarsi anche a un professionista nel campo del coaching o della psicologia, comunque che possa sostenere proprio questo percorso. E io ho fatto così. Per me è stato utile questo. Quindi super contenta di fare questa diretta con te perché è la prima volta che poi parlo di un argomento così personale e importante, ovvero Certo. il percorso che poi c'è stato annesso allo yoga, che poi mi ha aiutato a fuoriuscire da questa, questo senso di, diciamo, frustrazione che mi ero portata dietro per non essere riuscita a realizzare quello che volevo nel mio campo di studi. Ecco, e spesso ci si trova in questa situazione al giorno d'oggi, ecco, tanti di noi ci troviamo così. Certo, quello che hai detto tu, anche sapere che ci sono certe figure che possono appoggiare, questa è una grande risorsa. Io devo dirti che all'inizio pensavo di poter fare tutto da solo, all'inizio c'era questa idea del dai, faccio, vado avanti da solo, però mi piaceva sempre comunque sentire l'opinione di altri, cioè partecipare a certe conferenze, leggere, quindi era sì un... Dico che faccio da solo, però in realtà prendo conoscenza, continuo a cercare di integrare parte del percorso di altri. E Sì. questa è una parte molto importante, cioè l'essere curiosi all'inizio, l'essere curiosi, ascoltare conferenze, sentire più e più speaker che parlano di questi temi. Saper filtrare le informazioni è molto importante, quello viene con il tempo, però già sento che questa persona sta dicendo qualcosa che mi risuona, che può interessarmi. Ed essere in grado anche a mettere in discussione un po' quello che si dava per scontato, quello che si dava anzi come certezza. Tutte quelle cose che mi hanno insegnato che funzionava così il mondo. Causa, effetto. È così. Ma se piano piano iniziassimo ad accettare, o quantomeno considerare, ok, l'ipotesi che forse siamo davvero noi a creare la nostra realtà, cioè i nostri pensieri, le nostre emozioni influenzano poi le nostre scelte. Le nostre scelte hanno un'influenza nella nostra vita. Quindi, Certo. effettivamente, io sono il creatore della mia vita. Le cose non accadono così, accadono perché io ho messo, diciamo, giocato in Predisposto questo. una situazione di questo genere. Ho preso quel ruolo e ho fatto sì che poi gli altri anche si comportassero con me in quella maniera. Esatto, sì. Sì, questo è un po' quello che a volte non ci rendiamo conto possa essere possibile, ovvero che tante delle cose che accadono intorno a noi sono poi state dettate appunto dal nostro comportamento verso l'esterno, quindi è una risposta diretta al nostro comportamento e alla nostra predisposizione, no, verso l'esterno. Ma certo, se io agisco sempre perché penso di far piacere a qualcuno, faccio quel tipo di lavoro perché i genitori così sono contenti e non do spazio a quella vocina che mi dice: ma dai, vai là, ma dai, studia queste cose. Allora sì che poi un giorno uno si ritrova in crisi davvero. Dice: ma che cosa ho fatto finora? Io non ho mai dato retta a quella parte di me che mi stava proprio indicando come una bussola, mi stava dicendo in quale direzione andare. E poi uno dice: ma non me lo sono creato io? Però la pressione che facevano gli altri di qua e di là. Sì, ma un altro al tuo posto sarebbe riuscito a gestire la situazione in maniera diversa, però quella era la tua prova. E tra l'altro va avanti, perché non significa che la cosa è finita lì. Poi si ripresenta, perché magari poi uno si allontana dai genitori e
incontra poi un partner che nuovamente ripete sempre quel ruolo. Certo. Perché tu non hai imparato la lezione. Sì, sostanzialmente così, poi è vero. Anche se poi cerchiamo di svincolarci da una situazione, poi dobbiamo, esatto, imparare, capire di non rincastrarci, diciamo, in un'altra situazione simile. Quindi bisogna prenderle tutte come lezioni, esatto, e quindi imparare a crescere. Sì, ed è anche, diciamo, meno brutto, nel senso che a volte sì, queste lezioni sono delle batoste, però se uno inizia a vedere il mondo, la propria vita, come un processo di crescita, allora si rende conto che effettivamente tutti questi momenti, possiamo chiamare momenti di crisi, ci stavano indicando quali parti di noi ancora avessero bisogno di, insomma, una certa pulizia. E l'esempio che ho fatto adesso, la persona avrebbe bisogno di mettere dei buoni confini, cioè di essere in grado di saper dire agli altri: no, guarda, io preferisco fare questa cosa, questo è quello che mi dà felicità, che mi dà gioia. La tua opinione la ascolto, però non ti devi offendere se poi scelgo un'altra cosa, altrimenti il tuo non è un consiglio. Il tuo è un'imposizione. Sto cercando di manipolarmi. Esatto. Esatto, sì. Ci vuole A forza. volte sì, ci vuole tanta forza. Infatti, stavo dicendo, a volte non è facile, non è così immediato accorgersene, però in realtà, come dici tu, bisogna sempre ascoltare quella vocina più saggia, interiore, quell'istinto nostro. Questo accade un po' quando perdiamo proprio connessione, completamente connessione con il nostro corpo, secondo me. Infatti la pratica yoga aiuta in questo, cioè a ritrovare connessione con appunto la parte fisica, più fisica. E ritrovando un po' connessione con la parte fisica, io mi sono accorta diversi cambiamenti proprio anche poi portati a livello mentale. Quindi perdere connessione con il proprio corpo, ma anche con la vera parte di noi, che ancora è molto difficile da scoprire, però c'è, la sentiamo sempre. Perdere connessione anche con appunto i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri sogni soprattutto, fa sì che poi accada questo e ci siamo più facilmente manipolati. Certo, il corpo è una parte che dà tanto, che influenza anche tanto, influenza pure i pensieri, le emozioni, perché se uno sta male, se uno prova del dolore fisico, poi si focalizza su quello. Quindi prendersi cura del corpo è una responsabilità, ma è anche una cosa bellissima. Il viaggio che facciamo. Ad esempio, tramite la pratica dello yoga insegna tantissimo. E quando uno sta bene, quando uno ha questa vitalità, ha voglia di fare, ha voglia di esplorare ancora di più. La parte che riguarda appunto i nostri pensieri, le nostre emozioni, non è una cosa che va in maniera separata, cioè tutto va di pari passo. Noi siamo fisico. Siamo emotivo, siamo mentale. E poi forse c'è anche un'altra parte di noi che, che è quella che ne sa, Sì, ne sa davvero tanto. sicuramente è molto difficile da individuare, però sicuramente c'è sempre quella parte di noi che ne sa sempre di più. E quindi sì, penso che la connessione corpo-mente, che ovviamente è uno dei principi poi della pratica yoga, sia fondamentale per anche affrontare questo percorso di crescita personale. Perché, come dicevi tu, poi determinati dolori fisici, disturbi sono proprio strettamente collegati con degli aspetti mentali. Io me ne sono accorta io in prima persona quando ho iniziato il percorso yoga, che appunto
dal momento in cui praticavo determinati disturbi svanivano nel nulla e addirittura alcuni poi sono completamente spariti nel tempo, no? Disturbi che invece prima consideravo oramai da accettare e da portarmi avanti, cercare di curare con farmaci o cose varie, quando in realtà era tutto psicosomatico, in fondo, no? E ho scaricato con la pratica. La pratica mi ha aiutato tantissimo a scoprire il corpo e scoprire quali parti erano altamente influenzate dalla mia tensione emotiva. Certo, ma questo vuol dire tanto, cioè uno che si apprezza, che si vuole bene, allora sì che va in piscina, va in palestra, pratica yoga, Pilates, cioè questo è già un segno che la persona si vuole bene. Sì, è iniziare a Qualunque. prendersi cura, iniziare a curarsi Certo. di sé. Quando una persona effettivamente il proprio corpo lo tratta male, mangia schifezze e non rispetta i tempi di riposo e sembra, quando uno lo vede, dice, aspetta, ma che gli è successo a quello? Effettivamente lì uno ha, ma poi dipende caso a caso, ci sono tanti vari sfaccettature in questo campo, però alla base c'è questo non volersi bene. Cambia quando uno inizia a capire che è un dono, il corpo è un dono. È bellissimo poter andare in giro, portare in giro la propria consapevolezza da una parte all'altra. Io, grazie al mio corpo, sono qui in questa dimensione. Ho la percezione del tempo, la percezione dello spazio, cosa che non avrei se non avessi un corpo fisico. Esatto, sì. Il tempo che io trascorro su questo pianeta come Giovanni, con questa personalità, con questo aspetto, beh sì, dipende anche da come mi prendo cura di questo corpo. Esatto. Voglio fare più esperienze, voglio imparare di più, quindi me ne prendo cura così che mi riesce a. E poi non è che mi serve soltanto lui, cioè non è che io lo utilizzo e basta. Per ottenere i miei scopi, ma me ne prendo cura anche perché semplicemente lo ringrazio, quindi gli do del tempo e non è che, certo, andare a fare i massaggi, andare da qualcuno che dà una sistematina, ci sta anche a volte, però se uno ci va una volta l'anno e poi tutto il resto del tempo, No, poi uno cosa fa? oltretutto poi tutto il resto del tempo da solo non si cura a casa è praticamente come non far nulla, no? Cioè, ritorni sempre nei tuoi stessi errori e poi il corpo va bene, magari sta bene per quel momento in cui ti sei fatto dare la sistematina, ma poi siamo punto a capo, no? Quindi è molto Certo. importante imparare a mantenere poi questo rispetto per il corpo. E questo vale sia rispetto proprio all'aspetto fisico, ma anche a quello mentale, cioè tutte le cose che accadono, come io interpreto gli eventi della vita, allora mi portano ad avere certe convinzioni, certi pregiudizi che limitano. Che molto spesso limitano. A volte sono frasi che sono state ripetute da compagni di classe piuttosto che da parenti. Ma tu non sei in grado di fare quello, ma tu non sei in grado di fare quell'altro. Cioè, molte persone crescono con dei limiti e la danno per scontato quella cosa. Come, non Sì. so se lo sai, l'elefante, quando è piccolino viene messo, cioè gli viene messo un laccio, abbastanza una catena, attaccata a un qualcosa che l'elefantino con la sua forza non riesce a spostare.
Lui si convince che basta quando ha questa catenella intorno al collo, non può farci niente. Quando diventa un bel elefante, che la catenella la potrebbe distruggere, non ci prova neanche. Non ci prova neanche a ribellarsi. Questo è quello che accade a molti di noi. Questo è quello che accade con i nostri sogni. Fino a quando uno rimane nel vecchio paradigma, cioè che devo subire, mi devo accontentare, eccetera. Certo. Quando si inizia a lavorare appunto su noi stessi, quando si inizia a fare questo percorso di crescita personale, uno si rende conto che effettivamente noi stessi possiamo scegliere se andare oltre questi limiti. E avere questi limiti ci è servito. Noi questi limiti li abbiamo tenuti perché ci facevano stare al sicuro, cioè noi ci sentivamo al sicuro. Sentirsi al sicuro non significa essere felici, perché non è detto che noi siamo felici con questi limiti, però una parte di noi li ha scelti perché sentiva al sicuro. Quando le persone vengono da me e iniziano a fare queste terapie, noi togliamo questa parte che dice, però io lì nel mio angolino stavo bene, ma a me piace quando gli altri vengono e mi compiangono. Tutti questi benefici nascosti sono quelli che impediscono alla persona di fare un passo verso il nuovo io, verso magari un io più felice. Sì, vero, proprio così. Mi è piaciuta tantissimo anche il paragone con l'elefante, è molto interessante perché fa capire come poi in realtà stiano anche simili a noi, no? Gli esseri animali, e quindi è molto bella quella storia lì, mi è piaciuta tanto. Triste, ma mi è piaciuta perché il significato è proprio paragonabile ai nostri blocchi, quindi sì, Certo, vedo grazie che è per averla. arrivato. È arrivato un commento. Sì. Allora, lo leggo. La cura del corpo e della mente richiede però uno sforzo magari iniziale, uno sforzo che comprende tempo, fatica, ricerca di motivazioni e a volte la pigrizia ha il sopravvento. Certo, questo, la pigrizia è uno anche dei miei problemi, sinceramente. E a volte è molto limitante. Tu cosa ne Sì, pensi? la pigrizia è una scusa, è fondamentalmente una scusa, ok? Dalla mia prospettiva, come terapeuta, come professionista, io ti dico, c'è chi prende certi vantaggi da quella situazione e dice, queste cose sono troppo buone, mi va troppo bene la situazione com'è. Esempio, chi prende, non so, dei soldi per un'invalidità, ok? Una cosa che magari è successa e poi la persona non va a fare fisioterapia, eccetera, 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 perché questi vantaggi sono troppo grandi. La pigrizia, a suo modo, è anche quella cosa che ti protegge dal fare un passo avanti. È una scusa. Cioè, se io riuscissi ad arrivare a uno stato di risorsa, dove sono forte, dove sono consapevole che le mie azioni poi possono portarmi a fare qualcosa di davvero, davvero diverso, di arrivare al mio obiettivo, se ad esempio il mio obiettivo è riuscire a non so, a praticare la serie primaria di Ashtanga Yoga, io la mattina non faccio le azioni che mi servono per poter andare a praticare, beh, vuol dire che forse riuscire a praticare la serie primaria mi fa un po' paura, o forse lì
non mi sento al sicuro. Allora sì che utilizzo la pigrizia come scusa. È una Quindi, resistenza, sono tutte è una... resistenze verso il cambiamento, appunto, e il passo avanti. Certo, come la persona, l'esempio che stavo facendo prima, che riceve una pensione di invalidità oppure semplicemente non va a fare certe cure, come ad esempio appunto andare a fare fisioterapia perché gli fanno comodo questi soldi, nessuno lo può obbligare ad andare lì, cioè la persona stessa deve voler iniziare a fare i primi passi. Poi ci sono certe cose, certi anche problemi fisici che hanno in sé una componente emotiva, quindi andiamo a lavorare anche su quella. E una volta che la persona capisce che senza quel problema poi dovrà andare a lavorare, dovrà nuovamente mettersi sul treno ogni giorno Gioco. e non prenderà più, sì, non prenderà più quei soldi, se la persona è pronta e vuole davvero passare a quest'altra fase, allora sì che possiamo lavorare anche sulla parte psicologica che ci sta dietro e avvengono i cambiamenti. Certo, molto chiaro, lineare, si capisce benissimo. Noi la chiamiamo armatura, così per non offendere nessuno, perché capisco che quando io ti dico che è una scusa, uno dice, ma che è una scusa? E inizi a dire, caspita, ma è una scusa, ma Sì, effettivamente ci sono tutti armatura è un quanti pigri. termine più... Sì, Sì. armatura è un termine più piacevole, però alla Ecco. fine il concetto è lo stesso, quindi sì. Sì. Ma anche quello che può essere un sintomo, ok? Un sintomo, ad esempio, io ogni volta che vedo quella persona ho paura, non riesco a parlare. C'è qualcosa che mi blocca. Anche quella è un'armatura. E la vecchia psicoterapia andrebbe a lavorare soltanto su quello. Andrebbe a lavorare soltanto sul sintomo, sull'armatura. E cosa accade? Che dopo un po', sì, la persona dice ok, mi sento leggermente meglio, ma poi la situazione non cambia, quella paura ritorna. Sì, ritorna ciclicamente sempre. Quando le persone vengono da me e vogliono fare un certo tipo di terapia che ha degli effetti che, insomma, durano nel tempo, andiamo a rimuovere l'armatura. Cioè andiamo a vedere che cosa ci sta dietro quella paura. E quando rimuoviamo l'armatura, entriamo in profondità e magari alla base, non so, c'è della rabbia. Chi lo sa? Bisogna vedere cosa c'è sotto, esatto. Sì, e quello Sotto. cambia da persona a persona, dipende un po' dal vissuto, dipende. Il bloccarsi, l'immobilizzarsi, l'avere paura è la maniera che ha scelto, in maniera più o meno inconscia, quando era bambino. Ha capito che il bloccarsi lo ha portato a sopravvivere. Certe situazioni dove si è trovato in imbarazzo oppure doveva parlare con qualcuno ma non ce l'ha fatta. Quell'immobilizzarsi, basta, è rimasto memorizzato nel corpo. E poi nella sua vita da adulto Lo utilizza. lo utilizza. È molto molto interessante, infatti ci sono persone che hanno anche studiato all'università psicologia, però quando parlano con me e affrontiamo questo argomento, poi dicono, caspita, ma sai che adesso... Cioè, mi ricordo quando è successa la prima volta che io ho iniziato a ridere. Invece c'è chi in situazioni di tensione Imbarazzo. si mette a ridere, ridacchia. Ecco, Sì. quando poi andiamo a lavorare su cosa ci sta dietro a questo ridacchiare, allora sì che poi arrivano davvero i cambiamenti. Certo.
Sì, ognuno ha la sua reazione ad ogni resistenza, appunto, e andare a scavarla non è facile, però, appunto, come dicevo, con l'aiuto si può piano piano andare a scoprire che cosa ci ha creato certi atteggiamenti. Certo, e questo vale anche per il discorso riguardo a ciò che noi pensiamo di volere. Ok, io voglio quella macchina, quella marca, di quel colore, e tutto questo può essere una compensazione. Questo desiderio può venire da un qualche trauma, perché Sì, proprio di cose, quando. intendi di cose materiali, quindi. Sì. Io stavo facendo l'esempio della macchina, ad esempio, cioè, oppure, ma può anche essere il compagno ideale. Sì, ok, quindi Lo anche. voglio in quel modo, in quell'altro, voglio che sia così, colà. E, a parte che quando io sento queste descrizioni, voglio che il mio partner abbia quelle caratteristiche, si comporti in quel modo, capisco che l'ultimo partner non era così. Certo, vuoi quello che non hai avuto in Sì, precedenza. voglio la persona che dica sì al matrimonio e che voglia avere figli. Molto probabilmente l'ex non era così. Quando Non aveva queste caratteristiche. poi si incontra la persona che ha tutte quelle caratteristiche, uno dice, caspita, però nonostante ciò non. C'è C'è qualcosa che qualcosa non che va. non. Perché c'è qualcosa che non va? Perché tutte quell'elenco di requisiti che tu pensavi ti soddisfassero venivano dalla mente. Era soltanto una cosa mentale. Ma quello che in realtà, di cui tu in realtà hai bisogno, è altro. E c'è tutto un processo che facciamo. Su questo tema ed è impressionante come dopo aver fatto il processo la persona dice: ma sai che adesso per me non è più così importante avere la macchina di quella marca, mi interessa. Oppure quelle Una vale l'altra. caratteristiche, sì, quelle caratteristiche fisiche che insomma per me erano prima così importanti, tutte quelle insomma, quello che pensavo che prima fosse fondamentale adesso, cioè, non è così importante. C'è altro. E Si c'è trova quella altro. cosa di che è poi importante, infatti. Allora sì che quando uno poi si guarda intorno e dice, caspita, ma forse ce l'avevo già qui, la persona ideale. Era lì vicino a me e io non l'ho considerato perché non aveva, non so, non era alta. Più di 1,75 m, oppure perché aveva altre idee, pensava diversamente, non so, altre idee politiche. È un percorso che dà tanto, cioè effettivamente se uno è pronto a mettere in discussione certe parti di sé, o quantomeno mettere un po' più di luce, vedere cosa ci sta lì. Cambia davvero tanto. E quando si risolvono queste tensioni che ci sono dentro, Sì. uno poi anche riesce a, magari poi a parlare con persone che prima stavano così antipatiche. Sì, che prima mantenevi così tanto alla larga, poi piano piano si riesce a accettare anche di poterci parlare, no? Sì. Di trovare anche qualcosa in comune poi, che magari scopri successivamente, perché prima ti frenavi appunto al momento iniziale dove avevi questa resistenza magari verso una persona. E quando cerchi di scavalcare questa resistenza, scopri anche che magari è più simile, appunto, di quanto pensi a te. Certo, poi questo è un esempio che può essere capitato anche a te, può essere capitato a tutti,
mentre uno lava i piatti o mentre uno passeggia, sta facendo delle conversazioni con altre persone. Si immagina di avere di fronte a sé quella persona e parlare. Riesce a sentire la voce, riesce ad immaginare le risposte dell'altra. Non so, qua in diretta c'è qualcuno che lava i piatti ogni tanto, che pensa? Tutti quanti abbiamo la lavastoviglie. Ah, lavastoviglie. Beh, vi sarà capitato qualche volta di, non A so, me sì, rendervi assolutamente. conto, eh? Sì? A me sì. Ma mo forse molto di più prima. Adesso l'ho un po' persa questa abitudine perché mi sovraccaricava molto il cervello. Però una volta riflettevo anche sulle conversazioni passate, come potevano essere, come potevano andare meglio se invece dicevo una parola diversa dall'altra, immaginavo la risposta dell'altro. Quindi sì, questo assolutamente a me è successo. Cioè, sì. Già il fatto che tu te ne sia resa conto, cioè nel senso che sta avvenendo questo processo, già vuol dire tanto, perché molte volte uno si ritrova poi ad essere nervoso così, e non so, l'amico che è accanto dice: ma che è successo? Ah, non lo so, oggi sono così, sono nervoso. No, è che finora hai pensato a quella scena. Meglio Sì. ancora, non l'hai pensata, hai visto quella pellicola o hai sentito quelle cose come una radio, perché effettivamente se uno non fa un certo tipo di lavoro di gestione della sfera mentale, la mente è come una radio impazzita che si Continua attiva automaticamente, sì, e sceglie da solo verso quale stazione andare, dove collegarsi, e spesso sono delle stazioni radio che mettono un po' di agitazione, non sono cose che ti lasciano tranquillo. Questo permette alla mente di continuare ad esistere. La mente vive di preoccupazioni, preoccupazioni che non sono mai nel momento presente, sono preoccupazioni del passato e preoccupazioni rivolte al futuro, perché Esatto. io in questo momento, voi in questo momento, avete qualche motivo per non stare bene? Cioè, in questo preciso istante. Se uno stesse davvero nell'adesso, se uno davvero riuscisse a muoversi e a vedere cosa ci sta intorno e a godersi effettivamente quello che già c'è, Certo. vivrebbe molto meglio, ci sarebbero molte meno tensioni. Sì, è vero, sì, ecco, questo è un altro dei punti su cui io ho lavorato tanto perché appunto quando mi proiettavo nel futuro generavo ansia continuamente. Quando ti proietti nel passato, nel mio caso invece un po' di frustrazione e quindi bisogna trovare l'equilibrio e stare un po' più nel centro, ecco. E cercare di non riflettere più su quello che su una conversazione passata con una persona e su quella che invece come mi propongo verso l'altro, continuare a cercare di premeditare la vita, no? La conversazione, anche semplicemente andare a prendere una bottiglietta d'acqua, a me succedeva, no? Oddio, aspetta, che e quello non era veramente la nostra, cioè non siamo noi. È solo un inganno, appunto, della mente, no? Che c'è una grande differenza dal dire io adesso mi siedo e penso a quella situazione, penso per cercare di individuare alcuni aspetti di me, voglio mettere per iscritto alcune cose. Ecco, quello è diverso dal rimuginare, dal semplicemente ascoltare a caso le cose che sono arrivate da questa radio. Sì. È molto diverso. E effettivamente anche quando penso all'azione che devo compiere, cioè, ma cosa ne penserà? Cosa diranno gli altri? Sì, esatto. Questo Ma è quelli che sì, quelli poi proveranno invidia oppure cercheranno di sminuirmi. Tutto questo non aiuta. no, Tutto procura questo. tantissima ansia.
Certo, a parte che non è reale, non sta accadendo in questo momento al di fuori. Uno lo sta rendendo reale perché i nostri pensieri effettivamente creano, cioè la nostra neocorteccia è molto grande e quindi i nostri pensieri ci sembrano reali. Il nostro cervello pensa che questa cosa stia accadendo davvero e le reazioni che poi vengono fuori sono effettivamente quelle che accadrebbero se ci fosse davvero un pericolo di fronte a noi, cioè che ci sia lì il lupo. La risposta fisica è quella reale, cioè proprio reale, come dici tu, se ci fosse un pericolo, il corpo reagisce, vanno in tensione determinati punti del corpo. Sì, Lo quindi. stress è quello, cioè la risposta allo stress è proprio quello, cioè io avverto una minaccia, il corpo si prepara per potersi difendere. Se questa minaccia è reale o no, il corpo si prepara comunque. Indipendentemente dal fatto che Sì. sia reale o la stiamo creando noi con la mente. Certo. E tutto questo mobilita molta, molta, molta energia, molte risorse per far fronte a questa minaccia, che sia reale o no. E quindi uno poi si ritrova stanco, si ritrova spossato Sì. e quella cosa poi non la fa. Esatto, sì. Infatti, quando lavoriamo sulle resistenze, dopo aver fatto quel lavoro che ti dicevo, individuiamo davvero quello che tu vuoi e non soltanto quello che tu pensi di volere. Una volta che si è trovato effettivamente l'obiettivo, cioè quello che viene da quello stato di risorsa, da quello stato di chiarezza, non da un trauma, quando davvero si è individuato quello che io voglio, poi si può fare un lavoro su tutte quelle cose che impediscono a quel desiderio di realizzarsi, cioè quegli ostacoli che ci sono, che molto spesso non sono degli ostacoli oggettivi, ma sono proprio molto molto soggettivi. Sì, vero. Ed ecco che uno riesce poi ad ottenere quello che vuole in meno tempo e in maniera leggera, in maniera proprio così, Guardando vai. passo per passo, senza proiettarsi troppo nel futuro, esatto. Il focus cambia dal ciò che non ho a ciò che già ho E e i poi prossimi passi. le energie che vengono, diciamo, incanalate nel modo corretto, quindi come dici tu, non ci si sente neanche stanchi e si riesce a lavorare passo per passo dando l'energia giusta ad ogni step. Cioè, soprattutto si lavora per ottenere ciò che uno vuole, si fa il lavoro che uno davvero vuole fare. Perché se noi ripensiamo, soprattutto le persone che vengono, che mi scrivono e mi dicono: guarda, io odio il mio lavoro, non mi piace quello che sto facendo e voglio cambiare questa situazione, perché sono stanco di posticipare la mia felicità. Ecco, un lavoro che facciamo anche a vedere come stavi, qual era il tuo stato emotivo quando hai preso la decisione di accettare quel lavoro. E lì poi si fa tutto un lavoro appunto che è connesso sia alle emozioni ma anche agli istinti. Cioè il corpo effettivamente memorizza tutto, come abbiamo detto prima. E lavorando sugli istinti, su questa parte antica di noi stessi, riusciamo davvero a cambiare la situazione. Non rimane soltanto un discorso mentale. E dico, ma sì, ma devi cambiare lavoro. Grazie tante, però se sto facendo questo lavoro già da qualche decennio, ci sarà qualche motivo se non sono riuscito a cambiarlo. Bisogna indagare su che cosa ha realmente reso così lunga la permanenza all'interno di un lavoro che non ti piace, cioè bisogna proprio analizzare nel dettaglio il motivo per cui
stai ancora lì. Allora da lì puoi partire per cambiare. No, infatti il consiglio di dire, beh, prendi, cambia, non è un consiglio utile. È un consiglio che potrebbe darti la parrucchiera o l'amica che è nella tua stessa situazione. Quello è il consiglio che può dare l'amico al bar. Certo. Quando Sì, uno si rivolge. semplicemente non, a volte non si hanno gli strumenti, però Certo. deve partire da te, probabilmente, te che vuoi cambiare, devi iniziare appunto un percorso per iniziare a chiederti perché sono ancora qui. Sì, e quel cambiamento non avverrà fin quando uno non è davvero pronto. Cioè, può andare Esatto. avanti a raccontarsela e dire sì, mo cambio tutto, mo cambio tutto. Ma se il come ti senti non è cambiato, se il tuo stato emotivo non è cambiato, se tu hai sempre quelle paure, non cambierà tanto nella vita. E la buona notizia è che si può cambiare, si può davvero ottenere quello che si vuole, però fare sempre le stesse cose non è quello, a me, non è quello che ha aiutato me e non è quello che ha aiutato tanti altri. E, Sì, in veramente. giro uno poi, rispetto alle sue conoscenze, potrà dividere le persone in quelle che dicono, ma sì, dai, siamo tutti nella stessa barca, ma dai, sopporta. E ci sono quelli che invece di solito sono la minoranza, però se voi ne avete tanti, buon per voi, quelli che dicono, ma dai, tu vali di più. Io so che tu vali di più. Tu ce la puoi fare. Ecco, se Cerca c'è la quella parte di tua strada. voi, sì, se c'è quella parte di voi che comunque è ancora lì, e addirittura ce l'avete anche al di fuori di voi, non solo lì, da qualche parte nascosta nel vostro essere, ma c'è anche fuori. C'è quel meraviglioso specchio che ti sta dicendo, vai, vai. Aiuta tanto, aiuta davvero tanto. Assolutamente. Sì, anche per me è stato così, quindi c'è il cambio completo di direzione è quello che poi mi ha aiutato a uscire da quello schema che mi ero già prefissata. E devo dire che la vocina interna ha parlato in alcuni momenti e piano piano è diventata sempre più forte, quindi. E poi è stata quella che mi ha fatto prendere la decisione. Non c'è stato, diciamo, nessuno al di fuori, se non appunto un supporto a livello, cioè un professionista che mi ha supportato, però non c'è stato nessuno al di fuori che mi ha detto o che mi ha dato qualche speranza per un nuovo lavoro. È stato proprio poi da dentro me che è scaturita questa richiesta e la voce si è fatta sempre più grande. E da lì poi ho completamente staccato, ho trovato il coraggio per cambiare completamente. È una forza che poi uno ha dentro di sé e sa di averla, e ogni volta che l'ascoltiamo, che le diamo retta, stiamo vincendo. Bisogna un po' Sì. alimentarla, probabilmente, continuare a dargli forza. Questo non significa che poi uno debba fare quel lavoro per tutta la vita. Quella è un'idea vecchia, è un'idea che deriva dalla paura. Il posto fisso è una presa in giro, una grandissima presa in giro, perché lo so e anche io ci sono passato al pensare di, eh sì, ho il mio stipendino, mi basta per sopravvivere, domani, vabbè, vado a lavoro, faccio o non faccio, il mio stipendio c'è, è una presa in giro. Per alcune persone va bene, è l'obiettivo della loro vita e per la loro crescita va bene così. Ma se Però voi mentre adesso. male questa cosa, cioè, bisogna per forza di cose poi a un certo punto staccarsi da questa paura, no? Sì,
se mentre sentite queste parole e c'è qualcosa di voi che dice, caspita, ma forse è vero, io effettivamente non sono felice ad andare lì, non mi sento utile. Ma vuol dire che c'è ancora speranza, vuol dire che una parte di voi, quella parte di voi, non si è spenta, è lì e ti sta dicendo, tu puoi fare di più. Non me la raccontano più quelli che dicono che c'è la crisi. Anche la crisi è sempre parte di quel laccio dell'elefante, che non si muove perché ormai è convinto che non ce la fa, che non ha forza di muoversi. Nel periodo di crisi ci sono persone che si sono arricchite, ci sono persone che sono andate avanti a fare il loro lavoro, sono persone che hanno smesso di fare il lavoro che facevano prima. E poi hanno iniziato a diventare lavoratori indipendenti. Tutte queste cose non vi fermeranno più. Perché sapete che il numero di clienti che avrete dipende da voi. Il successo o l'insuccesso della vostra azione dipende da come vi sentite. Precede addirittura l'azione stessa. Il successo o l'insuccesso precede l'azione. E allora lì sì che siete liberi, lì sì che state facendo un percorso che porta al risveglio, che porta a stare meglio. Sicuramente, sì, assolutamente. Vedi, per esempio, questa diretta non ce la siamo programmata più di tanto ed è venuta così naturale, però abbiamo Sì. toccato tutti i punti importanti poi alla fine per far comprendere cos'è un percorso di crescita, no? Sì, Perché a sì, sì, sì. volte un termine, una cosa che si dice tanto, no? Percorso di crescita, consapevolezza, però quali sono poi gli ingredienti giusti, no? E quindi è venuta bene. Abbiamo toccato tutti i punti, mi sembra, la paura, le insicurezze. Ah, ho ricevuto un commento. Mi rivedo molto in questo, sono riuscita ad andare contro tutto e tutti e sono riuscita a staccarmi da questo posto fisso. Ma alla base di tutto ciò c'era sempre la paura del giudizio degli altri. Poi finisce con sopra, ma secondo me continua. O forse voleva dire soprattutto Soprattutto, la paura infatti, del dopo, giudizio degli altri. soprattutto Certo. dalle persone più vicine. Esatto. Certo. E quando ti sei staccato, allora lì sì che le cose sono cambiate, perché non era un mondo così terribile. Esatto. Quella paura che c'era del non riuscire a sopravvivere è una delle paure che ci fa fare delle cose contro natura, contro noi stessi, contro la nostra natura. E se ci guardiamo intorno, molti sono ancora in quello stato di sopravvivenza. E non, anche lì è una cosa importante. Fatevi il vostro percorso, godetevelo, però non cercate di smuovere gli altri se non vogliono essere smossi. Se voi state bene, se tutto di voi mostra che avete raggiunto un certo equilibrio, verranno loro. Sì, Verranno loro. è vero, questo assolutamente me ne sono accorta, che quando poi ho iniziato io il cambiamento, di risposta gli altri hanno compreso e qualcuno è riuscito anche a fare come me. Iniziare il cambiamento, mentre prima solo a parlarne poi non si concretizzava in nulla, no? Certo. Quindi è vero, non bisogna neanche sforzarsi troppo di aiutare se prima alla base non c'è stato dentro di te questo cambiamento.